Una buona serata e benvenuti a questa edizione della sera del nostro telegiornale che apriamo facendo un passo indietro perché ieri è stato un primo maggio di polemiche a Pescara per le tante persone che si sono riversate in strada e soprattutto sulle riviere del capoluogo adriatico. L'opposizione di centrosinistra attacca la regione Abruzzo e il comune chiedendo in caso di nuovi contagi le dimissioni del primo cittadino, che dal canto suo risponde spiegando di essersi attenuto ai decreti del governo Conte. Facciamo il punto nel servizio di Alfredo Primante. Partiamo dai chiarimenti sull'ordinanza sindacale numero 58 emessa dal sindaco di Pescara il 30 di aprile. Carlo Masci, sulla pagina Facebook istituzionale del comune, nella giornata di ieri, fa scrivere che l'ordinanza non modificava nulla rispetto ai giorni precedenti, che la città di Pescara restava perfettamente allineata al decreto Conte sul rispetto delle distanze, sull'uso delle mascherine, sul vincolo di prossimità all'abitazione per passeggiare, sui limiti di motivazione per uscire di casa e che le notizie, secondo le quali l'ordinanza avrebbe permesso di andare dovunque senza limiti e o vincoli, erano false e o frutto di un'interpretazione errata. Il post dell'amministrazione di centrodestra, però, è arrivato dopo che sulla riviera, nella mattinata, si erano riversate migliaia di persone, pronte a godersi la bella giornata festiva primaverile, dopo lunghe settimane di quarantena da coronavirus, in barba a chi, invece, giustamente, è rimasto a casa, uscendo solo per la canonica boccata d'aria. Ma al 1° maggio sulla riviera pescarese si è arrivati in un tourbillon di ordinanze regionali e sindacali che, senza tema di smentita, vista la folla, hanno quantomeno generato confusione nei cittadini. Anche perché, tornando a Pescara, sul sito istituzionale il 30 di aprile appare questa notizia, ed è forse qui il difetto di comunicazione, che parla apertamente di passeggiata, non menzionando il limite di prossimità all'abitazione e richiamando anche il fatto che non sarebbero state imposte le stesse limitazioni a strada, parco, riviera e spiaggia applicate sotto le feste di Pasqua e il 25 di aprile. Il sindaco Masci, al microfono di Paolo Renzetti, rivendica la bontà della scelta fatta, molto polemizzata però anche sui social. Ci siamo allineati alle prescrizioni del governo. Chi abitava in prossimità della riviera poteva uscire sotto casa a fare una passeggiata come previsto dal governo Conte. Questo è successo, c'era gente, in effetti anch'io l'ho notato, ma non c'erano assembramenti, non c'era, il distanziamento sociale era rispettato. E certo, noi dobbiamo calcolare che sulla riviera di Pescara o in prossimità della riviera di Pescara vivono almeno 60.000 persone che per 53 giorni sono state chiuse in casa, anche perché io ho fatto ordinanze più restrittive, ma non potevo continuare a costringere i cittadini a rimanere a casa se potevano, attraverso i decreti Conte, uscire sotto casa e farsi una passeggiata. Diciamo una cosa, le riviere sono state sempre aperte, non sono state mai chiuse, sono state chiuse soltanto 2 giorni a Pasqua, il 25 aprile, e doveva essere chiusa la riviera il 1° maggio. Quel provvedimento io ho ritenuto di non doverlo fare proprio perché non volevo costringere i pescaresi a subire un'ulteriore chiusura prevista solo per Pescara. Ed a proposito di polemiche, il centrosinistra pescarese in coro annuncia che chiederà le dimissioni del sindaco e un consiglio comunale straordinario se la curva dei contagi, dopo questo perlomeno improvvido 1° maggio, tornerà a salire. Loro sono stati bravi a fare una sola cosa, a dividere i cittadini, a spaccare la città. Hanno spaccato la città, hanno spaccato la città tra quelli che avevano l'esigenza di uscire e lo hanno fatto fidandosi e tra quelli che, pur avendo l'esigenza di uscire, sono stati più, diciamo, responsabili, si sono sentiti più responsabili e non l'hanno fatto. Noi, se ci saranno nuovi contagi, probabilmente i cittadini potranno chiedere i danni alla regione che ha riaperto senza ascoltare, senza guardare, senza leggere le curve di contagio, e neanche noi chiederemo i danni, chiederemo i danni, cioè diremo al nostro sindaco assolutamente che si dovrà dimettere, perché quello che è successo ieri sulle spalle dei cittadini è assolutamente grave.
E sul caos ordinanze, soprattutto sulla giornata di ieri, non si è fatta attendere la risposta della Regione Abruzzo. Il servizio è di Giuseppe Dintino. Il caos e il disordine stanno solo nella testa dell'opposizione. Queste le parole del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, in risposta ai sindaci, secondo cui le ordinanze del governatore fanno confusione e non si allineano al governo nazionale. Grazie all'andamento epidemiologico, al superamento della zona rossa in area Vestina, alla minore pressione negli ospedali, i sindaci stessi, il 30 aprile, ha dichiarato Marsilio, hanno chiesto al presidente di revocare le misure più restrittive, cosa che il presidente, ha concluso il governatore, ha fatto immediatamente. Ma non si tratta di un tana libera tutti, sottolinea Marsilio. Insomma, gli esponenti dei diversi schieramenti politici si rimbalzano l'accusa di andare contro il governo o contro la regione, a seconda dei casi, solamente per fare propaganda. Il sindaco di Francavilla al Mare, Antonio Luciani, si fa beffa dell'ordinanza regionale 52, in cui Marsilio ha specificato quali sono gli sport consentiti. Non ho potuto fare a meno veramente di attaccare una gestione da parte della regione che fa acqua da tutte le parti, fa acqua ma ci consente con l'ordinanza 52, Paola, di giocare a badminton. Dal 4 maggio voglio comunicare ufficialmente a tutti i cittadini francavillesi, a tutti coloro che ci seguono, dal 4 maggio potremo tornare a giocare a badminton. Questo è scritto nell'ordinanza 52 di Marsilio. E quindi mi raccomando, potete chiederci anche con delle domande qui che noi pubblicheremo a video, quali sono i vestiti adatti per giocare a badminton, quali sono gli strumenti per giocare a badminton e soprattutto perché Marsilio si occupa del badminton e non si occupa invece dei parrucchieri chiusi e delle attività che stanno in sofferenza. Evidentemente era più importante andare mandare qualcuno con il suo cavallo fuori città per recarsi presso un campo di badminton e giocare a badminton. Ecco, noi abbiamo in collegamento Skype, lo salutiamo, lo ringraziamo, il senatore del Partito Democratico Luciano D'Alfonso, a cui do la buona serata. Buonasera senatore. Buonasera. Allora, buonasera, proviamo a fare un po', di chiarezza, perché insomma sono state 24 ore e adesso anche qualcosina in più, davvero diciamo turbolente, in cui si è capito, alcuni hanno capito una cosa, alcuni hanno capito un'altra, soprattutto nella in quella città che lei ha amministrato per anni, è stato anche governatore della regione Abruzzo. Insomma, qual è la sua opinione? C'è stato, adesso si crea davvero, c'è il rischio che si crei un conflitto tra il governo nazionale e le singole amministrazioni regionali e non solo. Io non voglio pensare che si sia usato l'inchiostro istituzionale del comune e della regione per fare una campagnetta politica nei confronti del governo Conte. Anche se la sensazione che ci sia stato un obolo di campagnetta politica l'ho avuta, soprattutto leggendo lo zigzag che c'è stato tra un atto e il suo contrario, tra un'ordinanza e il suo contrario. Per esempio, mi è sembrato di avere letto e anche di avere visto commentato un'ordinanza, un provvedimento comunale che era più restrittivo proprio sulla strada parco e sul lungomare, salvo poi registrare questa specie di tana libera tutti che nei fatti ha pregiudicato circa 80 giorni di rieducazione forzosa, faticosa, costosa, cui hanno partecipato tutti i cittadini. Io so una cosa, dopo 30 anni di approfondimenti, di decisioni istituzionali e di esperienza, che le norme per riuscire hanno bisogno di una capienza, di adesione da parte dei cittadini. I cittadini hanno dato adesione, hanno prodotto anche un'educazione straordinaria, con un termine molto caro alla Svezia che sta a volte in avanti, si è chiamata lì Folkwet, cioè un'educazione costruita sulla piena adesione. Bene, ieri nella giornata di domenica alcuni servizi dei TG hanno fotografato la rottura, una rottura del patto di civiltà che era stato stabilito, e questo fa male, perché laddove riprendesse il contagio in ragione di condotte, di comportamenti
sbagliati da parte di alcuni singoli cittadini, noi avremmo perso tutti i mesi precedenti di fatica e di rinunce. Ecco, senatore, il problema è chiaramente la Calabria. Nei giorni scorsi è stato l'esempio più fulgido di contrasto tra governo centrale e governi regionali, però anche lei ha un po' la sensazione che si ha da cittadini normali, che si vada un po', ognuno vada un po' per conto suo, poi c'è una direttiva nazionale, ma poi l'interpretazione sui territori è un po' spesso e volentieri lasciata alla libera interpretazione, ecco. Guardi, nell'antica Grecia si affermava che davanti ai fatti gravi bisogna essere proporzionati, altrimenti si rischiava l'accusa di idiozia. C'era proprio un giudizio di idiozia e c'era anche l'allontanamento. Noi non possiamo davanti a fatti gravi praticare l'estetica del sorriso nei confronti di questa o quella aspettativa, di questo o quel cittadino che magari ci chiede di alleggerire. E i pezzi di classi dirigenti che cedono su questo sbagliano tutto, perché noi dobbiamo uscire attraverso dati e osservazioni scientifiche da questa condizione di inibizione che ha tolto di mezzo sorriso, fiducia, economia, vitalità. Ma tutto questo è stato un sacrificio necessario per poter ripartire e ricominciare nel momento giusto, non nel momento segnato da questa o quella astuzia della battaglietta politica. Io spero che non succeda alcunché sul piano della curva di risalita del contagio, perché davvero altrimenti diventiamo l'abisso, diventiamo un buco nero che non meritiamo, che non meritano i cittadini che si sono sacrificati, che non meritano gli operatori economici, che non meritano i bambini che vivono purtroppo custoditi a fatica dentro casa, rinunciando anche a scuola, formazione e educazione. Anche perché, senatore, ricordo, insomma, qualche settimana fa il governatore stesso, Marco Marsiglio, che nel momento dell'istituzione della zona rossa, per esempio nell'area Vestina, in provincia di Pescara, tra le varie motivazioni ci fu quella di preservare quell'area metropolitana molto antropizzata tra Pescara e Montesilvano, che proprio adesso, ironia della sorte, anche se da ridere non c'è tantissimo, è proprio nell'occhio del ciclone. Voi vi ricordate che cosa è accaduto, diciamo, 2 mesi fa, 80 giorni fa, a causa del diffondersi di un video che credo riguardasse un pezzo della Campania? Ragazzi strafottenti, abituati a bere nei raccoglimenti serali, che dicevano che se ne fregavano delle regole statuali e delle regole comunali. Bene, la sensazione che si è avuta ieri, vedendo quei servizi dei TG, che ci sia stata una rinuncia alla regola, al diritto, all'ordinamento, senza tenere da conto l'esito, le conseguenze per quanto riguarda la vita delle persone. Ecco perché noi dovremmo ricostruire e rileggere tutti i provvedimenti, tutte le dichiarazioni di coloro i quali sono classe dirigente, e noi vediamo un zigzag molte volte dettato dagli obboli della campagna politica nazionale. Non c'è bisogno in questi momenti di ricordarsi o tenere a mente della campagnetta politica o dell'appartenenza politica. Va fatto ciò che il dovere istituzionale ci suggerisce, un dovere istituzionale nutrito dai suggerimenti scientifici, dai dati oggettivi. Non è possibile che su questa frontiera gravissima, sanguinante, noi proviamo a fare appartenenza. Allora mi auguro che quello di domenica 1° maggio venga considerato come un errore da mettere da parte, da non fare accadere, e speriamo che non ci siano conseguenze sul piano della riattivazione del contagio, perché i numeri sono ancora da tenere sotto stretta osservazione. C'è ancora molto lavoro da fare. Io sono stato alla sede del capo della protezione civile Borrelli e anche di Arcuri ad assumere direttamente i numeri sia del quadro nazionale che dei quadri territoriali. C'è ancora da lavorare,
e io voglio ringraziare tutti coloro i quali hanno assicurato l'erogazione dei servizi fondamentali al personale del sistema sanitario pubblico, al personale di supporto del sistema sanitario, a coloro i quali hanno garantito la fornitura di generi alimentari, quel tanto dei trasporti necessari. Tutto questo è stato faticoso. Non si può buttare a mare in ragione di qualche bella figura da esibire sul piano dell'appartenenza politica. L'altra sera, senatore, il ministro Boccia ha detto che Calabria a parte, i provvedimenti regionali però hanno tutti più o meno avuti una coerenza. Ha sentito poco fa le parole, la risposta del governatore della regione Abruzzo Marco Marsiglio, che ha detto di fatto si tratta di polemiche strumentali, polemiche che sono solo appannaggio dell'opposizione, evidentemente per beghe meramente politiche. Guardi, mi faccia un'altra domanda, altrimenti contribuisco anch'io alla lotta politica. Quello che è certo è che questa vicenda della pandemia produrrà una riflessione nel Parlamento e dentro gli spazi dell'ordinamento per capire quanta competenza in tema di sanità debba essere accentrata. Al di là del dettato della Carta Costituzionale, quanto per esempio all'igiene e alla profilassi in caso di pandemia, ma noi dobbiamo riprecisare una produzione di offerta di salute che chiama in causa il livello statuale. Non è possibile questo sistema arlecchino che poi davvero ci fa trovare una gincana, sia sul piano della quantità che della qualità, della capacità di risposta a situazioni così gravi. Non c'è bisogno che l'Italia si faccia particolareggiare così. C'è bisogno invece di un'Italia univoca, unita, capace di fronteggiare ciò che porta il rischio della morte. Però, senatore, è davvero l'ultima, per fare in modo che ci sia un'Italia univoca è chiaro che c'è un problema di base. Il governo nazionale dà delle indicazioni, poi però l'interpretazione territoriale può essere, come abbiamo visto, può essere differente. Ecco, questa è una lezione che ci potremmo portare anche nel futuro, sperando che non serva, che non ci siano più situazioni emergenziali, perché poi in realtà è vero che ci vuole un'univocità, però raggiungerla non è così semplice. Guardi, la ringrazio per questa domanda e le rispondo pescando nella mia conoscenza anche storica. Negli anni 70 l'Italia ha patito la gravità del terrorismo, anche allora c'era una legislazione, diciamo così, di emergenza. Le classi politiche di maggioranza e di opposizione allora riuscirono a collaborare di più, poiché erano molto più capaci e più dotate. L'allora opposizione, che era il Partito Comunista, non badava alla volontà di fare più uno per ogni metro lineare che componeva. L'allora Partito Comunista si rese disponibile per scelte anche dolorose, pur sapendo che avrebbe pagato sul piano elettorale. Perché c'era un'idea di Stato, un'idea di nazione, c'era un'idea di responsabilità, c'era l'interesse nazionale che si faceva valere e pesare. Io non l'ho visto continuativamente in questa fase gravissima della pandemia. Se nei giorni pari sembrava che si volesse collaborare per la gravità della questione, nei giorni dispari della settimana tornava la voglia di fare come i tacchini che vogliono segnare più uno. Io mi auguro che nella seconda fase, quella della ripartenza e della ricrescita economica, ci sia senso di responsabilità. Al di là degli errori che ci sono stati, io mi auguro che ci sia una chiamata univoca alla responsabilità. In Abruzzo noi alla fine perderemo 2, forse 3 miliardi di euro del nostro PIL come valore di beni e servizi che si sono interrotti. Per riattivare questo livello di economia in Abruzzo, con le nostre 128.000 imprese, con i nostri 504.000 occupati, con i nostri 61.000 volontari, con i nostri 305 comuni, con i nostri 8.000 dottori di ricerca sparsi in imprese pubbliche e private, noi avremo bisogno di mettere in campo un progetto di ripartenza. E mi auguro che questa ripartenza non venga fatta conflittualmente con la classe dirigente nazionale, che si concepisca un master plan per la ripartenza, collaborando, mettendo da parte la nostra e la loro provenienza di partito e la nostra e la loro provenienza politica. È troppo delicata e irripetibile il dovere che noi dobbiamo declinare.
Grazie, grazie senatore, buon lavoro. Ovviamente grazie per essere stato in nostra compagnia ed aver accettato il nostro invito. Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale. Abbiamo parlato di dati, sono 16 i nuovi casi in Abruzzo di positività al Covid-19, che porta il numero di casi complessivi ad un passo dai 3.000, registrati anche 3 nuovi decessi. Vediamo il servizio. 16 nuovi casi di coronavirus oggi in Abruzzo su 932 tamponi analizzati, il che significa che meno del 2% delle persone sottoposte al test è il risultato positivo. I casi registrati nella nostra regione quindi raggiungono oggi il numero totale di 2.964. 303 pazienti, più 6 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 16, numero invariato rispetto a ieri, in terapia intensiva, mentre gli altri 1.560, meno 38 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 327 pazienti deceduti, più 3 rispetto a ieri. 758 sono i guariti, più 45, di cui 215 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 543 che hanno risolto i sintomi dell'infezione sono risultati negativi in 2 test consecutivi. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 39.916 test, di cui 34.632 sono risultati negativi. Del totale dei casi positivi, 243 si riferiscono alla ASL Avezzano sul Mona L'Aquila, 764 alla ASL Lanciano Vasto Chieti, 1.316 alla ASL di Pescara e 641 alla ASL di Teramo. Dei 16 casi di oggi, 3 fanno riferimento alla ASL Lanciano Vasto Chieti, 10 alla ASL di Pescara e 3 alla ASL di Teramo. Via libera alla semplificazione delle procedure per la ricostruzione, l'effetto di una delle 4 ordinanze sottoscritte questa mattina dal commissario per la ricostruzione Giovanni Legnini, che lancia un appello al governo, servono norme, dice, per accelerare la ricostruzione pubblica. 4 nuove ordinanze per dare una nuova svolta alla ricostruzione del centro Italia. Le ha firmate stamani il commissario Giovanni Legnini dopo aver ottenuto l'intesa 2 giorni fa nella cabina di coordinamento con i 4 presidenti delle regioni coinvolte dal sisma 2016, Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche. Nel ricordare che la trasparenza dell'attività commissariale e il controllo della legalità e prevenzione dalle infiltrazioni di ogni genere sono alla base del processo di ricostruzione, Legnini ha illustrato i contenuti delle 4 ordinanze. La principale è quella sulla semplificazione delle procedure. Il caso più evidente che ricaverete dalla lettura dell'ordinanza è l'utilizzo della SCIA, della certificazione di inizio attività semplificata, che viene utilizzata sia per il procedimento urbanistico che per la domanda di concessione contributo. Secondo elemento caratterizzante, una platea molto ampia, apprezzamento che era rimesso, che il legislatore aveva rimesso al commissario, di interessati. Noi potevamo scegliere una platea ristretta, io ho preferito scegliere una platea molto ampia, perché se semplificazione deve essere, che sia la più estesa possibile. Vedrete che i limiti d'importo indicati sono elevati. La seconda ordinanza consente ai comuni che lo richiedessero di avere la delega per la gestione delle pratiche istruttorie d'intesa con gli uffici speciali cui si sostituirebbero. Al momento lo hanno fatto 12 comuni dell'Abruzzo, 5 dell'Umbria, nessuno di Lazio e Marche. Terza ordinanza destinata all'individuazione di un elenco dei comuni più colpiti dal sisma, un secondo elenco con porzioni di comuni nei quali poter applicare anche delle deroghe urbanistiche. Non vi è alcuna differenziazione quanto a distribuzione di risorse e diritti tra i comuni inclusi in questo elenco e gli altri che non lo sono. Vi sono centri, borghi, frazioni, nuclei che hanno necessità di queste deroghe e gli altri che possono ricostruire seguendo la procedura ordinaria. La quarta ordinanza va a destinare 30 milioni di euro per le aziende che fanno ricostruzione come sostegno per la pandemia da Covid, così da poterle adeguare a pratiche e allestimenti di dispositivi anticontagio. Il commissario Legnini poi si aspetta dal governo un ulteriore scatto in avanti per completare la legislazione sul fronte
ricostruzione privata e soprattutto sul fronte di quella pubblica. Se vogliamo far sì che parta la ricostruzione pubblica, e deve partire, occorrono norme straordinarie. Noi ne prevediamo nella sostanza due. Uno, applicazione generalizzata della procedura negoziata per importi, per interventi inferiori alla soglia comunitaria di 5,3 milioni di euro. Due, un potere straordinario in capo al commissario di provvedere in deroga nelle situazioni più critiche, più complesse, in quelle bloccate, in quelle nelle quali vi sono impedimenti tali da richiedere un intervento derogatorio. A Pescara, in via Rigopiano, San Donato, Fontanelle e Rancidelli, la rabbia dei residenti che denunciano ancora spaccio di droga, occupazioni e occupazioni abusive. Vediamo. Pettinari, lei torna a riaccendere oggi un faro su quello che accade nelle periferie di Pescara. Probabilmente questa emergenza sanitaria ha fatto passare un po' in secondo piano quello che lei ha raccontato in queste settimane, in questi mesi. Purtroppo sì, io sono costretto a tornare a denunciare con diverse novità. Intanto parliamo di via Rigopiano, Fontanelle, Rancitelli e San Donato. In via Rigopiano purtroppo, mi piange il cuore, è tornato tutto come prima dopo un mese e mezzo di tranquillità, perché hanno sfrattato degli occupanti abusivi, hanno messo all'interno di un'abitazione una persona che spaccia droga e quella famiglia fa per 5 famiglie, quindi notte e giorno, traffico di persone, senza mascherine, assembramenti vari, i cittadini via Rigopiano chiedono giustizia e legalità, non ce la fanno più. Fontanelle, anche lì si spaccia droga, sono tornati ad occupare abusivamente le case sfrattate, quindi sono tornati, quindi tutto quello che è stato fatto è finito nel cestino. Assembramenti vari, i cittadini hanno paura. Nel Ferro di Cavallo, se ci spostiamo nel Ferro di Cavallo, ci sono state 3 feste popolari, io dico, consentitemi questa frase, negli ultimi giorni, perché fuochi d'artificio, grandi assembramenti, e loro fanno i fuochi d'artificio quando esce qualcuno dal carcere o quando arriva guardando partite di droga. Ma c'è una novità, c'è stata una grande rissa qualche giorno fa, una grande rissa, si sono menati, si sono picchiati, 20-30 persone tutti insieme, tutti assembrati, senza mascherina, potete immaginare quale pericolo. Quindi è a San Donato una situazione pazzesca. Poi c'è una grande novità che io lancio, l'allarme usura, perché questi mercanti di morte che guadagnano un sacco di soldi e hanno grosse disponibilità finanziarie, prestano soldi a strozzo, e oggi a maggior ragione ci sono anche tossicodipendenti che hanno necessità di soldi, anche loro stanno in crisi economica, quindi vanno e prendono a debito la droga, oppure si fanno prestare i soldi dagli usurai, dai quali vanno anche ad acquistare la droga, e lì si entra in un circolo pericolosissimo, vizioso, da cui si può uscire anche con la morte, perché se poi non si pagano i debiti di droga, sappiamo bene che si può morire ammazzati. E le dico un'altra novità che non ho mai denunciato: sulla Tiburtina c'erano, possiamo dire, una decina di ragazze che ogni sera si prostituivano per acquistare droga. Ora, quelle ragazze tossicodipendenti, anche giovanissime, in quest'ultimo periodo di quarantena non ci sono più. Perché? Perché non ci sono i clienti che vanno dalle prostitute, allora anche loro hanno bisogno di grosse disponibilità di denaro per andare ad acquistare droga, e quindi anche lì la bomba sociale è pronta ad esplodere con scippi, rapine e quant'altro, perché anche i tossicodipendenti sono in crisi. Quindi io mi rivolgo a coloro che ci avevano detto di voler fare la rivoluzione, Comuni di Pescara, Regione Abruzzo, intervenire massicciamente, riprendere gli sfratti degli occupanti abusivi, mai nessuno più ne parla, sono rimasto solo in questa battaglia, sfratti degli occupanti abusivi, e non mettere più all'interno delle case coloro che sono pregiudicati. Io l'avevo fatto la proposta: se sei pregiudicato non devi avere la casa popolare, invece con la legge regionale solo se vieni condannato al terzo grado in via definitiva ti tolgono la casa popolare o non ti assegnano la casa popolare, e questo non sta più bene. Poi chiedo con forza presidi fissi di polizia nelle 3 zone calde di Pescara, che sono tornate peggio di prima: via Rigopiano, case popolari di fronte all'obitorio, Fontanelle, Ferro di Cavallo, Rancitelli. Ripartirà ufficialmente lunedì la produzione dei capi di alta moda presso gli stabilimenti Brioni dell'area Vestina. Il lento ritorno alla normalità avverrà seguendo dei rigidi protocolli di sicurezza. Stefano Recanati.
Dopo 48 giorni di stop, lunedì 4 maggio, in considerazione anche del nuovo DPCM che prevede il lento ritorno alla normalità, le maestranze dei tre siti Brioni dell'area Vestina torneranno ad avviare la produzione. La prima chiusura di Roman Style era avvenuta domenica 22 marzo, per poi essere prorogata ad inizio aprile. Scendiamo nello specifico. Innanzitutto è previsto uno stretto protocollo per quello che sarà il rientro in azienda, a partire dalla misurazione della temperatura corporea prima di lasciare la propria abitazione. L'accesso ai luoghi di lavoro non è consentito a chi è risultato positivo al Covid-19, a meno che presenti certificato medico di avvenuta negativizzazione, a chi negli ultimi 14 giorni è stato a contatto con persone affette da coronavirus o a chi ha manifestato sintomi influenzali. Sarà importante mantenere sempre la distanza di 1 metro tra le persone ed indossare guanti e mascherina, igienizzare correttamente le mani quando si entra e si esce dai luoghi comuni, oltre ad evitare gli assembramenti. Per quanto riguarda la produzione, presso gli stabilimenti di Penne, Civitella, Casanova e Montebello di Bertona avverrà una turnazione settimanale, ovvero da lunedì al sabato, per quanto riguarda il turno mattiniero, con orario dalle 7 alle 13.30, mentre la turnazione del pomeriggio sarà dalle 14 alle 20.30, ma fino al venerdì. Mentre per i lavori di ufficio sarà ancora incentivato lo smart working con sistemi di turnazione al 50%. Intanto il progetto Filo Rosso, con il quale Brioni ha voluto sostenere la lotta al Covid-19, ha portato alla produzione settimanale nello stabilimento di Montebello di Bertone di circa 30.000 mascherine filtranti compatibili con tutti i requisiti di sicurezza e con la caratteristica distintiva di essere state tessute utilizzando un filo rosso che richiama il nome del progetto e che è simbolo dell'unione tra Brioni e la sua comunità. In tutto 69 le persone che su base volontaria sono state coinvolte tra coordinamento, taglio, produzione e manutenzione. Le stesse mascherine sono poi state consegnate dall'amministrazione comunale di Penne ai propri residenti, grazie alla collaborazione con la locale protezione civile e ad un'azienda di Poste Private. E anche all'Aquila ci si prepara alla ripartenza degli autobus del servizio pubblico, che potranno trasportare al massimo 12 persone ciascuno. E intanto in allestimento tutta la segnaletica informativa per l'utenza. Tutto pronto all'AMA, l'azienda di trasporto pubblico locale del comune dell'Aquila, per la ripartenza del servizio degli autobus previsto per lunedì 4 maggio. Dalle prime ore del mattino, autobus in allestimento nel deposito di pile, dove gli operai stanno sistemando la segnaletica informativa per gli utenti. La regola aurea è la distanza di sicurezza e mascherina obbligatoria. Cartelli con divieto di seduta, indicazioni di posizionamento della persona e memorandum su numero di posti e regole generali sono presenti e in bella evidenza su tutti gli autobus. È appena finita la giunta regionale, abbiamo approvato una delibera interamente dedicata al trasporto pubblico locale che contenente 2 allegati. Un primo allegato relativo alla fase 1, cioè tutto quello che è stato fatto sino ad oggi durante la fase di emergenza per il trasporto pubblico locale con le società AMA e Centro Turistico del Gran Sasso. Un secondo documento relativo alla fase 2 che partirà da lunedì. Quali sono gli obiettivi e la finalità di questo documento? Riorganizzare il servizio di trasporto pubblico locale e garantire la sicurezza sia degli autisti ma soprattutto anche degli utenti. Quindi sono contenute una serie di misure a cui si devono attenere autisti ed utenti. Tutti gli utenti avranno l'obbligo di portare la mascherina, di rispettare le distanze e inoltre per ogni autobus a seconda delle dimensioni sono state stabilite le capienze massime. Massimo gli autobus potranno contenere 12 persone. Sono stati segnati i posti sia a sedere e sia in piedi. Queste sono le misure più urgenti. Si sta lavorando anche sul terminal, nel pomeriggio sarà fatto un sopralluogo perché anche lì saranno adottate delle misure relative alle distanze sociali, alla previsione di entrate e uscite separate, stessa cosa che è stata fatta anche sugli autobus. Stiamo lavorando sodo proprio per dare delle risposte ai cittadini che si vogliono sentire sicuri in questa fase 2 che presenta sicuramente delle incognite a cui noi ci vogliamo sentire pronti. Parliamo di sport adesso, perché anche il mondo del ciclismo da lunedì e poi dal 18 maggio proverà a ripartire per salvare una stagione compromessa ovviamente dall'emergenza sanitaria. Ne abbiamo parlato con il presidente del comitato regionale della Federciclismo, Mauro Marrone. Come vede questa fase 2 nel ciclismo, presidente? In Abruzzo soprattutto? Beh, adesso è solo una fase di ripresa del movimento più che altro, perché l'attività reale noi ci siamo dati come,
come Consiglio federale e Consiglio dei Presidenti la scadenza del 18 maggio per vedere se ci sono dei nuovi passaggi, perché per quella che è la situazione attuale non possiamo programmare niente, non possiamo promettere niente. L'idea è quella di cominciare un po' di attività nel mese di agosto, però nemmeno lì possiamo avere la certezza, quindi diciamo che è tutto in divenire. Quello che sicuramente, come abbiamo detto, può cominciare da lunedì, i nostri ragazzi si possono allenare e quindi già questo è un primo passaggio. Contiamo di ricominciare con l'attività su pista, un'attività su pista contingentata e non di semplice applicazione, anche perché purtroppo, cioè i velodromi che abbiamo in Abruzzo sono di proprietà comunale, quindi bisognerà vedere anche i procedimenti di sanificazione e quant'altro, per cui è una situazione abbastanza in divenire. Noi siamo pronti, stiamo preparando dei protocolli, la federazione sta preparando dei protocolli, anche se non sembra stiamo lavorando. Allora, noi siamo ciclisti, quindi siamo abituati a soffrire e a non mollare, perché per cui da questo punto di vista io vedo molta molta voglia di ripartire. Certo, ci saranno problemi economici, ci saranno problemi di sponsor, ci saranno problemi organizzativi, perché noi sappiamo bene che il ciclismo è uno sport che sta in mezzo alla strada, quindi ha bisogno di autorizzazioni e permessi di livello provinciale e quant'altro, per cui non sarà facile riprendere da questo punto di vista. Però le società, nessuno mi ha manifestato la volontà di non ripartire o di temere di non ripartire. È anche vero che sia come federazione che dal punto di vista di Regione Abruzzo, io ho parlato col Presidente Imbassaro in questi giorni, c'è la volontà di dare una mano concreta alle società, quindi contributi, agevolazioni, scontistica. Noi come federazione ciclistica stiamo provando anche a rivedere un attimo la legge sulle sponsorizzazioni per permettere a chi adesso può essere in difficoltà di farlo in maniera più agevole a sponsorizzare una nostra società, quindi ci stiamo muovendo anche in quel senso. E poi c'è anche l'istituto, il credito sportivo, che ha un canale specifico per la SD in cui si può arrivare ad avere addirittura un finanziamento di 25.000 euro a tasso zero, rimborsabile in 6 anni, quindi anche per le società un pochino che hanno dei fatturati importanti c'è questa opportunità. Ma il fuoristrada è un vantaggio che, non essendo legato all'articolo 9 del codice della strada, può più semplicemente avere autorizzazioni ad organizzare. È anche vero che sono organizzazioni che prevedono una tempistica particolare, perché fare un percorso marathon mountain bike di 40 km, 60 km prevede parecchio lavoro, però ci sono organizzatori che non hanno fatto la loro manifestazione, che mi hanno chiesto di avere la possibilità di calendarizzare. Alcuni si sono arresi, ma si sono arresi per quest'anno, ma sono ben agguerriti per la prossima stagione, quindi sicuramente la mountain bike potrebbe essere un modo per ricominciare più semplicemente, speriamo che sia vero. Jacopo, volevo fare un ultimo appello ai ciclisti abruzzesi, essere bravi come sono stati nel periodo di chiusura, adesso che ci hanno aperto le porte, a rispettare le regole, ad essere attenti, ad essere prudenti e far sì che il 18 ci possa essere un libera tutti più sicuro. E questo era anche il nostro ultimo servizio. Io vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili già on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sui nostri canali social. Io per il momento mi fermo qui, vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro una buona domenica.